Partenza da Roma, aeroporto di Fiumicino, destinazione Malaga, Spagna. Per prima cosa, noleggiamo un'auto. Che l'avventura inizi! Abbiamo affittato un appartamento, ecco la cucina, il salotto, la camera di Luca, il bagno e la camera di MPS. Polizia! Purtroppo. Eh sì, mi hanno arrestato. No, scherzo. Sono qui perché mi hanno sequestrato la macchina. Ieri sera, quando siamo arrivati, prima di parcheggiare, ho controllato che non vi fossero divieti. Così siamo andati a dormire tranquilli. Stamattina la macchina non c'era più, perché vi era un cartello piccolo che con il buio non si vede. Quello era il parcheggio privato di un bar. Così sono venuto a ritirare l'auto e a pagare la multa, 100 euro. Che bellissimo ricordo, a casa lo incornicio. Oggi è il primo giorno, saremmo dovuti andare a pescare assieme al nostro amico. Ma dobbiamo sospendere l'uscita. Non siamo delusi, ne approfitteremo per fare un po' di turismo. Purtroppo il vento oggi è molto forte, dai 40 ai 50 km orari. Hai capito?
un piccolo di gabbiano, probabilmente caduto a terra a causa del vento forte. Il giorno dopo, sempre a causa del vento forte, siamo costretti a spostarci in un'altra zona, più riparata. Andiamo a Gibilterra. Lì io avrò una sorpresa molto piacevole. Lui è un mio vecchio amico. Se ricordate, anni fa con lui ho fatto un video, proprio qui a Gibilterra. MPS ha sbagliato a prendere i pantaloni. Ha preso i miei. Sono molto emozionato. Sono tornato qui dopo 6 anni. Avevo all'epoca catturato una cernia, un dentice e dei saraghi. Oggi non ho l'obiettivo di pescare, già l'essere qui mi dà molta gioia, mi ricorda quando ero giovane. Ci sono tanti cefali che piiiip, ti spacco la faccia. Ce n'è davvero tanti.